Buongiorno a tutti e benvenuti a questa inaugurazione virtuale della quinta edizione della settimana della cucina italiana che si terrà dal 23 al 29 novembre prossimi venturi. È un'iniziativa diversa da tutti gli altri anni, purtroppo sarà fatto tutto online e tutto in videoconferenze, ma non per questo meno importante. Sarà un momento innovativo per presentare la nostra grande tradizione dell'enogastronomia italiana, dei nostri prodotti, che sono delle punte di diamante riconosciute in tutto il mondo, dei nostri chef, di chi trasforma appunto la materia prima per poi essere cucinata e venduta nel mondo. E sarà un'occasione per ricordare appunto la nostra dieta mediterranea, il nostro modo di far cucina e tutte queste iniziative saranno organizzate con il Consolato Italiano di Nizza. A questo proposito, ringrazio la nostra console generale italiana a Nizza, la dottoressa Gioiello Caterina. Tra l'altro le do anche un benvenuto, un caloroso benvenuto, con la speranza che presto potremo fare e organizzare degli eventi di presenza. Questa iniziativa è sotto l'egida del governo italiano e del Ministero degli Esteri. E rientra nel progetto True Italian Taste, che proprio è nato per salvaguardare il nostro Made in Italy, un Made in Italy sicuramente importantissimo per il mondo, la nostra grande tradizione che non dobbiamo mai dimenticare. Quest'anno ovviamente la nostra dieta mediterranea può essere messa anche in prima linea perché è risaputo da sempre che la nostra dieta è una dieta anche assolutamente salutare. E mai come in un momento come questo la nostra dieta può essere in prima linea. Quindi vi auguro davvero una buona partecipazione alle nostre iniziative della prossima settimana, con la speranza presto di poterci assaporare e sentire i nostri profumi e assaporare i grandi nostri piatti, la nostra grande tradizione. Benvenuti a tutti e ancora una buona settimana. Buongiorno a tutti.